che buono! Di Sanremo e della Liguria, il cuoco genovese! No, naturalmente! No, scusa. Ma perché tu sei già abbronzato? Dove sei andata a prendere il sole da una settimana? Mia mamma dice che sono nata abbronzato. La verità. Cosa vuol dire che sei nata abbronzante? Sono nata abbronzato. Vabbè, oggi ci farà un minestrone, proprio perché lui è poco egoico, l'ha chiamato ricco e buono, e buono. Ricco e buono. Non sono stato io, è stato ricco. Qualcun altro, ma teniamocelo per teniamocelo, buono. Vabbè, perché va ti conosce quello che ti ha dato sto nome. Dopo la reclama. Sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Oh, mi è venuto in mente che non ho ancora salutato Alfio stamattina, presa dal festival. Alfio, lo vedi il festival domani? Da matti. Da matti. Ma sai che c'è quel disco lì che continua a girare. E io cosa continuo a guardarlo. Sono già mezzo rimbambito. Beh, sono i dischi Rai, è un disco. Senti, invece parlando di cuoco genovese, naturalmente Liguria, eccetera, facciamo a grande richiesta, perché tutti vogliono mangiare lunedì il minestrone, facciamo il minestrone ricco e buono, o anche ricco e buono, ricco e buono. Insomma, vabbè, chiamatelo come volete, lo fa. Ti vado. Allora. Intanto iniziamo. Nel senso che, allora, per fare il minestrone, adesso le verdure arrivano, vanno, quindi siamo un po' nel periodo di mezzo. Però io mi sono, ogni tanto sai che mi rifaccio nella antica cuciniera genovese per vedere un po' quello che si faceva, soprattutto una volta. Allora, partiamo dall'olio extravergine di oliva, che non può mancare mai. Poi, funghi. Quindi chiaramente funghi secchi, che li abbiamo fatti ammorbidire un po' in acqua tiepida chiaramente, e li andiamo a tritolare. Ah, vabbè. Triturare. No, allora, perché in genovese è tritula. Allora, la Liguria adesso è gialla, capito bene? Noi oggi siamo aperti, da oggi siamo aperti a pranzo, speriamo che duri. Ecco, e invece il Piemonte, dove sto io, che sono al confine con la Liguria, è arancione, così come la Lombardia arancione, l'Emilia arancione scuro, quindi siete quasi rossi. Ho detto, speriamo che di sti colori si parli solo in relazione alla primavera, tra un po', perché veramente, insomma, si fa fatica, Se ne può più. Questo è vero. Allora, però bisogna avere senso di responsabilità, perché quando io vedo che siamo gialli e tutti escono e fanno tutti quel cavolo che vogliono, allora non va bene, perché dopo è peggio, cioè un po' di responsabilità. Siamo per uscire, ci abbiamo i vaccini, ci abbiamo tutto, un attimo, poi quest'estate magari saremo liberi e belli, mi auguro. Però io ad esempio ieri sono uscito solo con il cane. È giusto, io non esco mai, vengo qui, vado a casa e sto a casa. Perfetto. No, ma allora, uscire è anche giusto dove si può, però con la testa, non con gli assembramenti, le feste, dai, su. Allora, dopo questo sgridata all'Italia, no, sgridata di Antonella. Sgridata perché bisogna avere senso di responsabilità anche per le persone più grandi a cui noi vogliamo bene, che sono i genitori di questi ragazzi, i nonni, i parenti, dai, un minimo di rispetto, capisco, perché poi uno non ce la fa più, però un po' bisogna stare attenti. Allora, cipolla. Olio extravergine di oliva, cipolla e funghi secchi ammorbiditi. Poi, pomodoro. Allora, l'abbiamo già spellato, noi lo andiamo a tagliare a pezzetti, a cubetto, così. Possiamo usare anche i pelati? Possiamo, no. Pomodoro fresco. Anto, non iniziare a metterci del tutto. Ma magari d'inverno uno il pomodoro fresco non ce l'ha. Sì, vabbè, i pomodori, dai, anche ci sono in linea di massima. Sì, usiamo il pomodoro, non i pelati. No. Se avete i pelati non potete fare così. Ma no, pelati, dai, Anto. Io mi sono promesso di star bravo, però se tu mi tiri fuori il pelato nel minestrone... Ma scusa, quando ci sono i pomodori cosa uno mette, no? Ma sì, ma figuriamoci un po' se il besagnino non c'ha i pomodori. Cioè, i pomodori ci sono, no? I pomodori ci sono. Beh, però in una dispensa di casa come il tonno, il pelato c'è sempre. Ma sì, ma fatti due spaghetti al pomodoro e basilico eventualmente, dire. Non è che devi fare per forza il pomodoro. Ma andiamo avanti. Allora, pomodori e cipolla, olio extravergine e funghi. Poi melanzana, che qua già oggi ho coreato scompiglio con la melanzana. Possiamo usare la melanzana pelata per il minestrone? No, possiamo anche usare le melanzane, quelle nere, ad esempio. Questa qua è una melanzana viola. Okay? Allora, perché hai creato scompiglio? No, perché dicono, ma a Genova mettete la melanzana. A Genova mettiamo la melanzana. Cioè, non è che a Genova mettiamo la melanzana. C'è qualcuno che mette la melanzana. Io, ad esempio, metto la melanzana. Però se andate a leggere nei libri di storia, di cucina, chiaramente, la melanzana ci va. Quindi,
Ci va. Poi sai qua che qua ci sono i romani. Non è cattivo, lo dipingono così. Non è cattivo. Ecco. Allora. Ok. Allora, una cosa importante adesso che dobbiamo dire è il taglio delle verdure. Perché le verdure, in linea di massima, dovremmo cercare di tagliarle tutte nello stesso identico modo. Quindi tutte in un quadretto simile uno dall'altro. Poi ci sono diversi tipi, diverse tecniche per fare il minestrone, perché poi non è una ricetta, è una tecnica fare il minestrone. Allora, noi adesso mettiamo qua, piano piano, all'interno di questa meravigliosa... Quindi non è buttare dentro tutto, assolutamente no? No, assolutamente. Ecco, no, allora, specifichiamo. Infatti abbiamo messo cipolla, funghi e pomodoro. Tanto il pomodoro tira fuori un po' più il succo. Poi iniziamo con le melanzane. Ecco, Evelina, questo cosa Evelina, oggi mi dovrebbe fare un minimo monumento. Sì, questo sicuramente, perché il tuo minestrone è una miniera di minerali, di vitamine, ed è anche un bel piatto unico. In più, Antonella, dobbiamo dare questa bella informazione, cioè la combinazione tra gli ortaggi e l'acqua prolunga il senso di sazietà di un'ora e mezza rispetto a un pasto asciutto. In più, uno studio americano del 2006 dimostra che la zuppa regola la produzione di un ormone, la grelina, che stimola e controlla, riduce il senso di appetito. Quindi noi pensavo di nervoso, no? Eh beh, ma calma anche di arroganza, fame, no? La fame, no, calma la fame, calma che la fame. È legata a questo ormone che viene prodotto dalle cellule del nostro stomaco. Hai capito? Quindi non è solo una diceria che la minestra, la zuppa sia adatta anche durante una dieta, ha una funzione anche endocrina. Vedi? Quindi ormonale. Abbiamo messo intanto il colore arancio, a proposito di colori, e della carota e della zucca. E della zucca. Come vedi non ci sono zucchine, perché a differenza del pomodoro le zucchine in questo periodo non ci sono. Cioè ci sono, ma diciamo che non siamo ancora nel clou della zucchina. Sedano, cosa gli fai? Poi mettiamo il Perché l'hai schisciato così? E così almeno si appiattisce bene e posso tagliarlo tutto nello stesso modo. Vedi? Vedi che ogni tanto... Barbatrucco, È un barbatrucco, se resti di stucco. Oggi praticamente dimagro. Oggi di magro, sì. Ma tanto magro. È un po' di magro, sì, un po' di magro. Oggi, oggi marca male. Oggi Poi, le patate. Le patate. Allora, le patate le mettiamo una parte, qua sono tre patate, due le mettiamo così a pezzi. Ok? In questo modo. L'altra invece, che è avanzata, la tagliamo anche questa così. E perché questa tecnica di metterne una così a metà e l'altra invece di farla a pezzi? Adesso hai fatto una bella domanda, te la spiego subito, ti do subito la risposta. Allora, praticamente, quando poi è quasi cotto a puntino il minestrone, noi con questo meraviglioso passa verdura, perché ogni tanto i frullatori, l'immersione e tutte queste cose qua, possiamo anche lasciarle un attimino da parte e utilizzare il passa verdura, che è veramente un utensile della cucina veramente indispensabile. Perché? Perché intanto non fa diventare troppa pappetta quello che noi andiamo a frullare e soprattutto poi rimangono anche i pezzettini un pochettino più grandi. Frulli la parte... Non frullo, ma passo. No, passi la patata che è rimasta intera. Esatto. Ok, per quello la lasci intera? Esatto. Grande Anto. Scusami. No, che poi in generale con la patata il primer non bisognerebbe, cioè il frullatore di immersione non bisognerebbe usarlo in nessun modo, perché l'amido che tu invece passandola riesci più o meno a tenere nei grumini, no? Che fai? Lì viene proprio subito liberato e fa la colla. Infatti il purè non si fa col frullatore. Esatto, sennò si incolla. Sì, anche perché la patata la possiamo anche schiacciare eventualmente con una forchetta, quindi. Certo, giusto. Sì, allora, hai aggiunto il brodo, tutte le bucce. Quando si passano i legumi si toglie le bucce, ritroviamo il nostro passaverdure. Esatto. Allora, brodo vegetale. Brodo vegetale. Allora, l'importante anche del minestrone è far vedere poi i colori quando lo mettiamo nel piatto, quindi facciamolo cuocere nei tempi giusti, senza farlo stracuocere troppo. Però adesso ti volevo far vedere questa cosa qua che facevano un po' i vecchi genovesi. L'aglio. Sì, l'aglio va bene. Bello, l'altra volta ogni tanto me la riguardo la puntata che ti ho fatto strofinare un po' d'aglio, sono stato... Vedi. Allora, facciamo il pesto al coltello.
su, direttamente sul tagliere. Una volta si utilizzava il tagliere quello di legno, adesso chiaramente utilizziamo questi tipi di taglieri. Quindi aglio schiacciato. Quindi, così, poi aglio pinoli. Schiacciato, pinoli, così. E adesso andiamo... Ma perché devi fare una piccola quantità? Sì, perché c'è da fare una piccola quantità. Se no non... Quindi invece che farla al mortaio, invece che farla nei frullatori, possiamo utilizzare anche così. Quindi abbiamo messo aglio. Infatti aglio, come hai visto, dentro non ce n'è. Possiamo definirlo un minestrone alla genovese, questo? Tanto è il minestrone alla genovese, anche se l'abbiamo chiamato... Cioè, cosa devo fare? Anche se l'abbiamo chiamato... Perché ho detto, magari si chiama Rick e Bono perché è una varietà, invece... E lui proprio prende il nome, Ivano, dico, da questo antico minestrone. Dal minestrone. Esatto. Allora. Quindi è il minestrone che ha preso il nome da lui, non viceversa. Perché, cioè, capito? È così, va bene. Ecco questa... perché comunque il minestrone... No, è vero che è buonissimo, cioè ci vede che c'ha dentro tutte queste cose. Esatto. Allora, basilico, poi, come sempre, andiamo a mettere... un po' di parmigiano, ok? Pecorino, quindi usiamo proprio pesto. Secondo me il segreto sta in questo trito, sai? Ma questo sicuramente, però ti posso assicurare, anzi, se poi ne vuoi assaggiare un pochino... Certo che lo assaggio. Ti posso dire che è veramente straordinario, ma me lo dirai anche tu. Allora, mettiamo questo battuto all'interno di una ciotola, così. Voilà. Ci aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva, in questo modo, con un cucchiaio rimescoliamo e abbiamo fatto un nostro pesto, veramente in 2 minuti, nel modo perfetto. Che metti dentro nel minestrone? Esatto, un profumo meraviglioso. Ah, lo metti sopra quindi? Allora, Anto, abbiamo 2 tipi di minestrone oggi, l'abbiamo chiaramente già preparato. Questo minestrone... Ecco, quanto deve andare, scusami, no, per capire? Allora, all'incirca direi 3/4 d'ora. Okay. Ma vorrei sprecare ancora 2 parole su questa pasta. Questi si chiamano bricchetti. Quindi nel minestrone alla genovese possiamo mettere bricchetti oppure scucuzzum. Questo tipo di pasta? È un tipo di pasta, un po' tipo la fregola sarda. Allora, lo mettiamo qua. Vedete com'è secco il minestrone alla genovese? Sì, molto, cioè, spesso. Diciamo spesso, ecco, non secco. No. Spesso, non secco. È morbido ma non è acquoso, esatto. Non è brodoso. Ok. Allora, lo mettiamo così. È denso, come si direbbe in italiano. Meraviglioso, guardate i colori, quindi non è stracotto, ma 45 minuti direi che bastano. Mettiamo sopra un po' di pesto, aggiungiamo ancora un filo d'olio, se no poi dicono che ne metto poco. Ma i fagioli lì li hai messi o no? Certo, c'è tutto. Non li ho visti, ma ecco. Mettiamo un po' di pesto sopra. E qua il bello che ci andiamo a piantare... anche il cucchiaio perché deve essere denso nella maniera giusta, che è un ingrediente originale, il cucchiaio, cioè. E l'altro com'è, che differenza allora, c'è? Allora, questo invece, le 2 varianti del minestrone alla genovese, che uno è caldo ma soprattutto in estate lo si può mangiare tranquillamente freddo. Tiepido, insomma, da temperatura. No, freddo, non di frigo, non di frigo, no, ma lo possiamo lasciare fuori dal frigo. Se lo facciamo il giorno prima e poi servire. Adesso guarda, lo assaggio perché adesso... Sempre con un po' di pesto sopra. Io voglio caldo, questo è caldino. Quello è caldino, Anto. Guarda, ci piantiamo col cucchiaio anche qua. È arrogante ma è bravo. È bravo. Grazie, Ivano Ricchebono, minestrone alla genovese, grazie. Allora...